Se il congresso del SIME è conosciuto in grande parte del pubblico, anche dei non addetti ai lavori, il merito ce l'ha questo signore accanto a me che si chiama Andrea Sermonti ed è il capo ufficio stampa del SIME, nonché giornalista esperto di salute, perché è anche responsabile delle pagine salute di Libero. Allora Andrea, io ti chiedo subito un consuntivo dal punto di vista mediatico di questa manifestazione di Roma. Allora, il congresso, questo della medicina estetica, è uno dei congressi più seguiti. Avete visto le conferenze stampa, ci sono almeno una cinquantina di giornalisti, soprattutto con l'approccio che ne ha la Società Italiana di Medicina Estetica, che si occupa della sicurezza, dei decaloghi per il paziente e non di presentare solo i nuovi prodotti. Quest'anno devo dire che è stato particolarmente interessante perché hanno tirato fuori due argomenti importantissimi. Uno è un decalogo per il paziente, che è una cosa che fa sicuramente onore alla società scientifica perché impone a tutti quanti i suoi medici di chiedere ai pazienti di farsi dare le specifiche dei prodotti che vengono utilizzati, di non insistere a chiedere trattamenti che sembrerebbero delle cose che vanno un po' contro l'interesse del medico stesso. Però questo consente di ridurre tutto il grande problema delle complicanze della medicina estetica. Il secondo, che stanno cambiando i prodotti e soprattutto le modalità di trattamento, soprattutto per la tossina botulinica e i peeling. Si va incontro a trattamenti con prodotto sempre meno e più frequenti, in modo tale da non modificare il volto. La terza cosa che la Società di Medicina Estetica all'Isola Tiberina, fratelli dell'Isola Tiberina, che ha un ambulatorio di medicina estetica, ha aperto due ambulatori, uno per il trattamento delle complicanze che dall'uso dei filler e un secondo per il trattamento dei malati che hanno avuto dei esiti oncologici e con la medicina estetica cercano di recuperare una, diciamo, migliore espressione fisica.